Sì, buonasera Antonio, io vi chiedo scusa, però praticamente sono in mezzo al nulla, ho poco segnale. Ah, bene, nel deserto, dov'è? Andato oltre la Sicilia in pratica, dove è finito? Praticamente sì. Allora, intanto la vittoria ieri in casa del Gallico Catone, davvero ossigeno puro, oltre che per la classifica, vabbè, anche se cambia di poco con questa Cittanovese e quest'isola con il cammino che fanno, però chiaramente dà morale, no? Perché si scrolla di dosso un po' quell'alone strano che aveva la Vigor Lamezzi. Certo Antonio, era una vittoria, quella di ieri era una vittoria che ci voleva, sinceramente sì, ti scrolli addosso un pochettino una cappa che avevi, quindi è un risultato che fa sicuramente morale. Certo, guardando avanti ci sono due squadre che stanno praticamente vincendo tutte quante le partite, quindi, ma noi facciamo il nostro, giriamo partita dopo partita Antonio. Vai Vincenzo. Ma cominciamo a parlare di questo Torino, com'è questo Torino? Ma Vincenzo, guarda, è una squadra quadrata con degli elementi importanti, molta velocità, è una buona squadra, noi oggi abbiamo visto una buona squadra qua. Una buona squadra che insomma la preoccupa, direttore, da come ne parla? No, è una squadra che, guarda, il lato positivo per quanto mi riguarda è una squadra che gioca a pallone, quindi cioè, non è una squadra che fa catenaccio, che si tira dietro, insomma, quindi quando c'è la possibilità di giocare la partita è aperta. Sì. Dire, capito? C'era Butera settimana scorsa che diceva assolutamente non lasceremo nulla al caso, nemmeno al campionato, perché dovremo tirare fino alla fine. Però chiaramente la concentrazione è tutta per questa competizione. Guarda Vincenzo, noi abbiamo questa competizione, la Coppa Italia, che per noi è, voglio dire, importantissima, è una competizione dove siamo pienamente in corsa, quindi per noi assume un carattere di importanza rilevante. Ovviamente il campionato, voglio dire, noi facciamo il nostro, abbiamo il dovere di lottarlo fino all'ultimo, di lottare fino all'ultimo, partita per partita, poi quello che viene viene. Vincenzo, sì. Una domanda ti voglio fare, però sincera, obiettiva. Dov'è che avete perso il campionato? Ma guarda, Vince, questa è una bella domanda. Abbiamo perso il campionato, secondo me, un pochettino per sfortuna, un pochettino per qualcosa che doveva arrivare non è arrivato, insomma. Diciamo che dal punto di vista tecnico io do la responsabilità alle prime partite. Diciamo che se noi avessimo tenuto il battistrada sulle prime partite, sull'onda dell'entusiasmo, così come si è verificato anche per le altre, per le due che sono prime in classifica, le prime e seconda, sai, l'entusiasmo ti tira comunque la vittoria. Un pochettino di sfortuna in momenti topici l'abbiamo avuta, un pochettino di infortuni nei momenti topici l'abbiamo avuti pure, però col senno di poi, Vincenzo, se ne possono fare tanti discorsi. No, ti chiedo una promessa, non è il caso in questo momento di parlare di giocatori della Vigor, perché siete in corsa, insomma, giustamente per questa competizione, faccio un bocca al lupo e potete assolutamente passare, però alla fine del campionato e fino a tutto ci sentiremo, dovresti almeno dirci se rifaresti di nuovo questa squadra, solo lo dirai dopo, ecco. Cos'è che non cambieresti di questa squadra? Dopo lo dirai, non adesso, ti ripeto, se ci dai questa promessa. No, Vincenzo, io questo te lo dico con molta tranquillità, la squadra che è stata fatta per comporre la Vigor Lamezia io la rifarei non una volta, ma altre 10 volte. Non credo, al di là delle polemiche che ci possono essere in giro, io non credo che la Vigor Lamezia, se scriviamo gli elementi che compongono la Vigor Lamezia su un pezzo di carta, io non credo che la Vigor Lamezia non sia una squadra capace di tenere testa a questo campionato. Dai, ragazzi, insomma, però non hanno atteso le aspettative, questo ti volevo dire. Ecco.
qualcuno Antonio, Vincenzo, il fatto che non abbiano atteso alle aspettative è senza ombra di dubbio, voglio dire, qua non parla Antonio Morelli o Vincenzo Tarsi, qua parla la classifica e parla di numeri. Ma quando Gatto ieri ha detto questi ragazzi non possono vincere questo campionato, non possono competere con l'organico di Isola e Città Novese. Città Novese. L'ha detto ieri in diretta. Antonio, io le dichiarazioni sinceramente di Mister Gatto ieri non l'ho sentite. Ritengo che Mister Gatto voleva dire sicuramente sul numero dei giocatori che compongono le due rose. Sì. E qua senza ombra di dubbio, voglio dire, se prendiamo Isola Caporissuto non ha una squadra, ne ha due. Sì. Vabbè, la Città Novese no. Parliamoci chiaro. La Città Novese anche. Vabbè, numericamente non ha lo stesso, sicuramente numericamente non è la stessa. Numericamente non è la stessa dell'Isola Caporissuto, però ha dei buoni rimpiazzi. Qua la Vittor Lamezia invece se si gira verso la panchina, qualcosa in meno rispetto alle altre due ce l'ha, senza ombra di dubbio. Vabbè, senza dubbio, punti di vista. Noi abbiamo sentito quella dichiarazione ieri, onestamente sarà stato anche un modo per stimolare i ragazzi, no? Per fargli dire no. Anche noi possiamo dire la nostra, assolutamente. Mister, ti stai sbagliando. Potrebbe essere questo anche, no? Guarda, ti ripeto, io non ho sentito la dichiarazione di Mister Gatto. Questo ha detto. Non credo che Mister Gatto voleva dire che con gli 11 in campo non si sente a pari oppure che abbia degli uomini che non possono competere, voglio dire, su qualsiasi campo si fa a giocare in eccellenza. È ovvio che la Vigor Lamezia oggi soffre sicuramente una squalifica, soffre un infortunio, soffre una mancanza magari di un giocatore in un dato momento, in un dato punto del campo, cosa che le altre due invece non lo soffrono. Questo è senza ombra di dubbio. Sì. Antonio, chi la spunta secondo te? Chi la spunta non tra le due? Chi la spunta tra tutte e due? Ma questo glielo dice a Morelli. Sì, tra Città Novese e Isola. Ma guarda, chi la spunta tutte e due? Io credo che l'Isola Caporissuto abbia una compagine quantomeno numericamente migliore rispetto a quella della Città Novese. È ovvio che sta battendo punti uno dietro l'altro e secondo me deve stare attento a questo, a non perdere strada, perché se dovesse perdere strada alla lotta si fa veramente dura. Sì. Questo penso io, cioè voglio dire, se la Città Novese dovesse andare in vantaggio là, poi diventa per l'isola difficile, però andare in vantaggio sull'isola oggi non è facilissimo. Sì.